Sulla 2013 posso dare una buona notizia, cioè che la Regione Abruzzo chiude tutti i pagamenti delle casse in deroga 2013. Per quanto riguarda il 2014 abbiamo un'interlocuzione continua e costante con il Ministero, anche tramite la Commissione nazionale formata da tutti gli assessori al lavoro di tutte le regioni d'Italia, presieduta da Simoncini, l'assessore della Toscana, per chiedere naturalmente i fondi per la cassa in deroga anche per l'Abruzzo, ma ripeto, è un problema nazionale di tutte le regioni d'Italia. Sicuramente una cosa ottenuta è la proroga, e quindi fino al 30 agosto, data quindi ai lavoratori e naturalmente ai datori di lavoro per la richiesta di cassa in deroga. L'impegno della Regione è naturalmente quello di fare, come dire, insieme alle altre regioni pressioni sul ministro Poretti affinché, come dire, possa in qualche modo essere più chiaro rispetto ai fondi.